Abbiamo deciso di unire la nostra voce a quella dei bambini per esprimere il nostro disaccordo e per aiutarli a vivere questo percorso di 5 anni con più libertà e gioia. Tutti uniti per far tornare attiva e viva la scuola Mazzini, la scuola del centro di Bassano con più di 100 anni di vita. Come vi abbiamo mostrato nei nostri TG, giovani, giovanissimi, insegnanti, cittadini, insieme hanno lanciato un messaggio a chi governa la città. Noi cerchiamo e vogliamo che la nostra Mazzini ritorni a essere la scuola dei bambini di Bassano. E anche la politica cittadina scende in campo, escludendo però qualsiasi strumentalizzazione. Tutte le volte che abbiamo parlato di Mazzini, che siamo usciti per la Mazzini, l'abbiamo fatto non certo per chissà che vanagloria politica, assolutamente. L'abbiamo fatto perché abbiamo a cuore i bambini e le bambine di tutta la città e quindi anche quelli della Mazzini. È un evento che vuole rilanciare ai cittadini l'importanza di questa situazione che deve essere risolta e quindi non facendo proprio un passo indietro, nel senso che se c'è bisogno della politica noi ci saremo, però è importante che ci sia una cittadinanza attiva che collabora con l'amministrazione comunale, nessuno dice niente, ma che possa essere ascoltata e possa appunto parlare dei bisogni, delle emergenze e delle esigenze che ci sono, in questo caso nella situazione della Mazzini. Un'esigenza, quella ad essere ascoltati, che purtroppo pare non trovi riscontro in questa amministrazione. Abbiamo chiesto all'amministrazione: ma cosa pensate della sede storica del Mazzini, cosa volete che diventa? C'è stato detto: ma non sappiamo, dobbiamo coinvolgere la città. Eccoci qua. Dispiace, fa pensare a un'amministrazione miope che non pensa al futuro, che non pensa ai ragazzi, che non pensa ai giovani, e questo crea una grande tristezza.